Cari quadisti, ed eccoci di nuovo, riassunto, riepilogo della gara. Abbiamo uno Stefan Schreiber che ha attaccato Andrea Cesari e si è conquistato la prima posizione. Abbiamo un Jeremy Varnier del team DVT Motoworks che è sornione, sta sempre dietro Schreiber e ha attaccato immediatamente qualsiasi pilota Schreiber avesse sorpassato. Terza posizione un po' staccato Nicola Montalbini, quarta posizione per Tony Sousa Borcia e quinta posizione per Andrea Cesari, che comunque è partito e ha dominato la prima fase di gara gestendo una prima posizione per i tre giri. Vediamo adesso che anche Paul Holmes ha passato Andrea Cesari e Nicola Montalbini che sta mantenendo il distacco, la terza posizione. Comunque bellissima e grandissima gara. Sinceramente i nostri complimenti per Tony Sousa Borcia che sta effettuando veramente delle gare splendide con il team in quadra. È uno spettacolo vedere con quanta passione e quanto cuore questo pilota riesca ad entrare in pista, ed è incredibile anche vedere l'apporto che Tony Sousa Borcia riesce a portare alla squadra come regolazioni del mezzo e come riferimenti tecnici che trasmette al paddock box, al team in quadra. Veramente veramente grandioso il lavoro che Tony Sousa Borcia svolge non solo come pilota ma anche come collaudatore. Comunque ritorniamo ai numeri 1 della classifica, vediamo uno Stefan Schreiber e vediamo un Jeremy Varnier che sembra attaccare in modo altalenante Stefan Schreiber senza rischiare nulla, ogni tanto tenta la zampata ma poi ritorna ai 10-15 metri di sicurezza e praticamente attende l'evolversi della gara per poter poi eventualmente effettuare un sorpasso all'ultimo giro come ha fatto in gara 1 ai danni di Nicola Montalbini. Vediamo Nicola Montalbini che tiene la sua terza posizione e vediamo un Paul Holmes che è riuscito ad aver ragione di Tony Sousa Borcia e quindi si sono ribaltate la terza e quarta posizione. Abbiamo Stefan Schreiber, abbiamo Jeremy Varnier, Stefan Schreiber, KTM ufficiale, KTM Austria, Stefan Schreiber, Jeremy Varnier, Can-Am ufficiale, Team Motoworks DVT. Terza posizione Nicola Montalbini, il Toro italiano con i colori dell'Honda Cozzi, l'Honda ufficiale Italia. Quarta posizione Paul Holmes, Yamaha Inghilterra. E quinta posizione Tony Sousa Borcia con i colori di Inquadra, di Yamaha con il mezzo approntato e anche con l'aiuto del team RZ. E vediamo comunque anche un Amerigo Ventura che sta facendo una bellissima gara. Con nostro dispiacere vediamo che le forze devono essere purtroppo finite ad Andrea Cesari e lo vediamo che ha abbandonato il duello con sì, ed è stato riagganciato da, ci sembra, Martin Liska. Comunque signori, sempre a livello dei migliori piloti europei. No, Cesari si è proprio ritirato, quindi un problema meccanico, potrebbe anche aver perso la sella o qualcosa del genere. Comunque ritiro per Andrea Cesari, speriamo nulla di grave fisicamente, ma vi confermiamo il ritiro per Andrea Cesari. E vediamo purtroppo un Nicola Montalbini che in prima posizione. Vediamo se Nicola Montalbini sì, è sicuramente un Nicola Montalbini. E purtroppo sì, purtroppo signori, in questo giro ritiro per Andrea Cesari e vediamo Nicola Montalbini, ritiro per Nicola Montalbini. Vediamo uno Stefan Schreiber con Jeremy Varnier che stanno continuando in prima e seconda posizione e a seguire un Paul Holmes che si è ormai liberato di Tony Sousa Borcia, ma liberato per nulla signori, Tony Sousa Borcia c'è sempre e con grande cuore sta portando i colori del team in quadra in quarta posizione, senza veramente grande onore a Tony Sousa Borcia. Vediamo Martin Liska,
sesta posizione. Oh, ha subito il sorpasso. Ma no, ha subito il sorpasso, è sceso in settima posizione. Comunque grande gara anche di Martinista. E vediamo Mattia Torraco, sembra l'inseguimento di Amerigo Ventura. Amerigo Ventura, ti inquadri. Mattia Torraco, sempre Tincozzi. Ormai è restato solo, ci sembra, Mattia Torraco a difendere i colori del Tincozzi. Non vediamo più Nicola Montalbini, ma in ogni caso la fermata è stata enormemente pesante per Nicola. Signori, un piccolo break, riprendiamo tra qualche secondo con l'immagine di Andrea Cesari che abbandona il tracciato gara con il suo KTM.